Buongiorno a tutti, con questo video vogliamo presentare Studio Linux Chiocciola CTS 2015, l'ultima versione open della distribuzione didattica Studio Linux pensata per le scuole italiane al fine di poter fare didattica con strumenti liberi. Chi vi parla è Giovanni Caruso dell'Istituto di Tecnologie Didattiche del CNR di Genova, insieme a Lucia Ferlino, Francesco Fusillo del CTS di Verona e Maurizio Mangoni, che adesso interverranno subito dopo di me. Con questo oggi presentiamo questa ultima versione nata dall'esperienza maturata negli ultimi 12 anni di sviluppo di Studio Linux e disponibile dal nostro sito per il download dal nostro sito sodilinux.itd.cnr.it. Cosa dire? Abbiamo apportato una serie di rinnovamenti a questa versione, sia dal punto di vista tecnico, tecnologico, che dal punto di vista didattico. Dal punto di vista tecnico, possiamo dire che Studio Linux è pensata per andare sia su macchine un po' più datate, sia su macchine molto recenti, perché abbiamo sviluppato due versioni, che sono una quella 32 bit, che è possibile far andare sui computer che hanno già 4-5 anni, e quindi per rimpiazzare tutti quei computer che sono orfani di vecchi sistemi operativi che non sono più mantenuti, e non facciamo nomi, sia macchine recenti che montano le ultime versioni di sistemi operativi che invece vengono venduti come Windows 8.1, tanto per fare un nome, e che permette di avere con la convivenza sullo stesso computer di entrambi i sistemi. All'interno di Studio Linux, in entrambe le versioni, è possibile trovare una selezione di software per la didattica, che sono scaricabili dal nostro sito attraverso il meccanismo dei repository e che sono già per scarica DVD già presenti al suo interno. Posso intervenire, Giovanni? Sì, do la parola a Francesco Fusillo, che vi illustrerà anche lui i contenuti. Prego, Allora, Francesco. come diceva Giovanni, io e Maurizio, che è qui presente, Saluto a tutti. abbiamo selezionato questi applicativi, che sono quelli che c'erano nelle versioni precedenti, però sono stati testati, come se ho mostrato prima, finché parlava Giovanni, per la nuova versione di Sodi Linux, che è Linux Mint Mate 17.1. Una delle caratteristiche che è stata molto importante nella nostra scelta è il fatto che questa versione sarà supportata fino al 2019 e quindi questa versione di Sodi Linux 2015 ci garantisce una stabilità di utilizzo abbastanza lungo nel tempo, e 4 anni sono tanti nel mondo dell'informatica. Ecco, noi abbiamo anche cercato di introdurre in questa versione tutti gli applicativi che c'erano nella vecchia, ma aggiornati, ad esempio, con le nuove funzioni che richiede il web e internet. Quindi sembra lo stesso Sodi Linux. Qualcuno dirà: beh, hanno cambiato la barra, l'hanno messa in alto e sotto ci hanno messo una barra che assomiglia a una molto famosa. In realtà sembra tutto uguale, ma non lo è. Ecco, questa è una barra intelligente che sparisce quando si usano le configurazioni, ma come vedete, per esempio, Writer, che è il vecchio sistema che noi usavamo per la lettura ascoltata, Hai scelto questa voce. ecco, funziona anche su questa nuova versione. Quindi tutto il parco software che abbiamo scelto, io e Maurizio l'abbiamo ritestato su questa nuova release. E gli applicativi, come diceva Giovanni, sono sempre disponibili, anche quelli che non sono qui, ma che sono presenti sulla banca dati del software, sul sito del CNR. Ecco, poi magari riprendo il discorso sull'interfaccia.
Maurizio vuol dire qualcosa Sulle sugli applicativi o sull'interfaccia che abbiamo deciso. Ok, l'interfaccia, appunto la barra che abbiamo messo in basso in questo caso, si può facilmente spostare anche di lato e questo facilita la lavagnabilità sulle LIM del sistema operativo. Adesso vi fa vedere Francesco come si sposta. Beh, semplicemente basta Basta trascinarla. trascinarla, però qui si possono intervenire sulle varie opzioni. Ecco. Noi, Maurizio ha molta esperienza in classe e abbiamo visto che una barra del genere che contenga gli applicativi che si usano di Di più, uso ecco, comune, certo. è molto comoda metterla qui a lato e farla uscire e togliere addirittura anche i controlli di menu la famosa barra del sistema operativo. Basta andare in proprietà e dire alla macchina mettilo a scomparsa. Noi possiamo ad avere tranquillamente un sistema completamente vuoto appena apriamo un software come in questo caso. Faccio notare anche la facilità con cui si possono togliere e mettere i programmi nella dock bar. Questi si possono togliere e sostituire con quelli che vengono utilizzati più di frequente. Questa è una possibilità molto importante quando si usa la lavagna. Di fatto, davanti alle LIM, i software che si usano sono abbastanza pochi e quindi quelli è importante averli subito pronti. Ecco, quindi l'utilità e la versatilità di questa barra sta nel fatto che è molto molto personalizzabile e anche quella di sopra. Queste necessità che noi abbiamo sollevato a Giovanni, poi lui ha trovato il modo, insieme a ringrazio anche Franco Faite, di metterle in pratica. Quindi gli applicativi sono sempre quelli, ma sono rinnovati per la versione. L'interfaccia l'abbiamo rinnovata, abbiamo fatto una sezione nuova e abbastanza nutrita di giochi per l'intrattenimento cognitivo e didattico, pensando a quei ragazzi disabili che sono soli a casa e che possono giocare a distanza, possono intrattenersi anche con il PC, quindi non solo per vivere scolasticamente, ma anche Ludicamente. per un aspetto ludico. Naturalmente c'è sempre il lettore di schermo con le 6 lingue. C'è sempre software per la scuola a distanza. Adesso Skype non c'è perché non potevamo installarlo perché è proprietario, però semplicemente andando in sistema amministrazione gestore delle applicazioni si può scrivere Skype e il programma lo installa perché è proprietario, perché si trova nei repository, si dà la password di sistema e la macchina permette di essere allestita. Ecco, con Giovanni e il centro DBL CTS stiamo lavorando all'implementazione di Ara Word. Vero Giovanni? Giovanni? Assolutamente, assolutamente, Che abbiamo molto di stiamo più. perché è il programma per la comunicazione aumentativa, però non l'abbiamo allestito completamente perché le immagini che si porta dentro nell'allestimento Sì, sono. sono vari centinaia di megabyte che renderebbero ancora più pesante il download del file della ISO che E contiene il quindi non DVD. merita di essere di Esatto. perdere. Ecco, chi ha interesse alla comunicazione aumentativa, magari fa una mail, glielo spieghiamo, gli documentiamo come fare l'allestimento completo, perché merita solo la comunicazione aumentativa e le competenze di comunicazione un DVD su questo tema. Ecco, intanto ho aperto due finestre. Questa è la finestra della comunicazione aumentativa. E quella che c'è sotto è quella della gestione del sistema per mettere degli altri software. Questa è l'interfaccia per la ricerca dei programmi. Ecco, qui basta scrivere Skype e il sistema va a ricercare nel suo database il programma. Eccolo qui, basta fare un clic e si installa. Doppio Doppio clic. clic. A questo proposito, magari qua ci spiegherà Giovanni,
il discorso dell'aggiornamento che è questo scudetto qua in alto. Sì, in sostanza, analogamente a come viene per tutti gli altri sistemi operativi, anche su di Linux, che ricordiamo è basato su Linux Mint, ha un processo di aggiornamento che arriva, gli aggiornamenti arrivano via internet ed è molto semplice effettuarli, basta cliccare sullo scudetto, inserire la password dell'utente amministratore, che è il primo utente che si crea quando si installa su di Linux sul computer, e effettuare gli aggiornamenti, quindi semplicemente cliccare su applica e aggiornare, di conseguenza tutti i pacchetti, tutti i programmi di cui è consigliato l'aggiornamento. È sempre bene aggiornare perché, come in tutti i software, si scoprono man mano nel tempo i bachi. Questi bachi possono portare a problemi a lungo termine se non vengono corretti, e quindi, la cosa bella è che tutto questo avviene gratuitamente e anche a livello giornaliero, quindi non stupitevi se ogni giorno o comunque spesso ci saranno degli aggiornamenti da fare. Adesso ho evidenziato, finché parlavi, alcuni aggiornamenti importanti che ti porterebbe giù in questo momento la rete, però vorrei anche sottolineare che oltre agli aggiornamenti della distribuzione Mint ci sono quelli che fai tu quando segnaliamo Assolutamente. degli errori o quando la lista degli utilizzatori segnala dei bachi o delle incongruenze o delle novità che ci vengono in mente e che possiamo tranquillamente mettere a disposizione. Quindi diciamo che la Assolutamente. distribuzione è accompagnata. Assolutamente. Come diceva Francesco, l'obiettivo è quello di rendere semplice anche l'aggiornamento delle opportunità. Quindi non solo quelle che già arrivano con il DVD, ma anche nuove opportunità a livello di software che possono essere di interesse per tutti gli utenti, siano essi docenti, operatori o studenti. Il meccanismo sarà molto semplice: nel momento in cui le liste, dei nostri utenti ci segnaleranno, la rete ci segnalerà, software da inserire che, se è possibile inserire, devono essere software liberi ovviamente. Lì lo metteremo in automatico in download e attraverso il meccanismo dello scudetto, per così dire, li riceverete in automatico. I software, quando loro siano software didattici, verranno automaticamente ad apparire all'interno del menu software didattici, appunto, omonimo, altrimenti, finiranno nei rispettivi, se sono utilità nella parte utilità, se sono software per il BIM, nel menu relativo al software per il BIM. Una cosa. A mano nel tempo speriamo di integrare e aumentare sempre più il numero di opportunità. Una cosa da dire è su come si installa. Il DVD si scarica, come dicevamo, dal sito del CNR per chi ci sta ascoltando, e dalla finestra download, si scaricherà la ISO che qui non c'è ancora, ma che finito questo video Giovanni, metterà. Si scaricherà il file ISO e quando il file ISO è scaricato si potranno produrre dei DVD e lanciare in modalità live. Qui nel sito ci sono alcuni video che si possono seguire per capire Installare. come installarlo dalla ISO e comunque nella nostra mailing list alla quale si può chiedere di essere accreditati scrivendo a Giovanni Caruso o a Fusilio Francesco o a Maurizio Marangoni, dentro la lista, ne siamo circa 600, si possono porre delle domande ed avere delle risposte. Per concludere, possiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato a costruire questa nuova versione. Assolutamente, ci sono stati un sacco di utenti della lista che si sono prodigati a segnalarci i bachi, i problemi, errori, che ci hanno permesso di risolvere una serie di problemi importanti e che adesso rendono su di Linux, in particolare la versione a 64 bit, quella pensata per i computer più moderni, ancora più compatibile. Quindi un grazie A a tutti. tutti. Esatto, anche da Lucia, dalla mia collega Lucia Ferlino, che oggi sarebbe dovuta essere qua, ma non poteva esserci perché è in missione, e quindi faccio io i suoi saluti a tutti voi. Anche dobbiamo ringraziare l'Istituto dei Amici di Roma col CTS, Assolutamente. si
di Roma che ci ha aiutato finanziariamente ad affrontare questa versione, e anche il Ministero della Pubblica Istruzione che ci ha finanziato la prosecuzione di questo progetto per tutto quest'anno, appoggiando dei finanziamenti nei vari CTS. Per questo motivo si chiama CTS 2015, perché ormai Sode Linux è diventato patrimonio dei centri territoriali di supporto, non più del CNR o di Verona, in quanto la collaborazione e lo spirito si sta allargando a tutta Italia, e lo stiamo vedendo dalle richieste di diffusione e collaborazione. Non so se ho detto tutto, Maurizio. Certo, perfettamente. Ecco, allora possiamo chiudere questa presentazione, che purtroppo è durata 10 minuti, ma per una nuova versione forse Era il minimo. meritava, in quanto il sistema operativo è allestito, è già pronto per l'uso e non c'è da far altro che utilizzarlo e diffonderlo e utilizzarne le potenzialità e i E software. segnalare le eventuali difficoltà. E segnalare eventuali difficoltà. Io ringrazio e saluto Giovanni. Un saluto a tutti e mi raccomando, scaricate, scaricate, scaricate e utilizzate Sode Linux, cos'altro. Vai. Buona sperimentazione. Ciao a tutti.